Ebbene sì, mi ero detta che mi sarei trattenuta e non ce l'ho fatta, nel senso che sì, a qualche libro ho rinunciato, ma alla fine ne ho comprati comunque di più di quelli che mi ero ripromessa. Quindi sono stata brava a metà, perché questi sconti Einaudi alla fine mi hanno fatto acquistare più del dovuto, ma ne sono comunque super felice e quindi adesso vi faccio vedere il mio bottino grazie agli sconti Einaudi. Piccola precisazione, all'interno di questo video sarà incluso anche un altro libro perché fa parte comunque degli ultimi acquisti che ho fatto e quindi anche se non è Einaudi, l'ho comunque inserito perché volevo farvelo vedere. Ecco qui il mio bottino, sono 5 libri, 4 dei quali presi appunto con gli sconti Einaudi e ora ve li faccio vedere uno per uno. Il primo che voglio farvi vedere è La storia di Elsa Morante. Allora, perché proprio questo libro? Perché era da tantissimo tempo che volevo che mi ripromettevo di leggere qualcosa della Morante, perché sentivo la necessità di approcciarmi a questa autrice e ho scelto questo testo per una mia passione particolare verso quei libri che all'interno delle proprie pagine, all'interno della narrazione, inseriscono la storia con la S maiuscola. Quei libri la cui trama fa sì che la storia personale dei personaggi, appunto, siano in qualche modo influenzata dagli eventi storici del contesto e in questo caso mi sembra che sia proprio così, quindi ho unito le due cose, quindi la curiosità per la Morante insieme a questo mio gusto personale e quindi ecco qua la storia della Morante. Sono molto felice perché magari non lo leggerò domani, però intanto ce l'ho in libreria e quindi prima o poi busserà alla porta e mi dirà: non è forse arrivato il mio momento? E quindi insomma sono molto felice di aver almeno fatto il passo di acquistarlo. Passiamo a questo mattone molto conosciuto, direi 4321 di Paul Auster, mattone perché potete ben vedere la dimensione e il volume, ma tutti dicono che scorre via molto molto in scioltezza, per cui non mi spaventa troppo proprio per queste opinioni che ho sentito in giro, anche se insomma sono quasi 1000 pagine, quasi 950 più o meno, quindi insomma è sicuramente impegnativo, ma lo volevo molto leggere perché in questo caso, come un pochino prima, il tema mi affascina, quello cioè delle possibilità sia diciamo fatte nostre sia mancate, perché queste sono le quattro versioni di una storia, cioè cosa sarebbe successo se, quindi sliding doors per intenderci, una storia fatta in quattro, prendendo in considerazione, da quanto ho capito, ovviamente non avendolo ancora letto, diverse opzioni. E spesso rifletto su questo tema nella mia vita, sulla mia personale esperienza, cioè se non avessi fatto questo, oppure avendo fatto questo, ecco le conseguenze, insomma, i bivi della vita, ecco, le scelte che si fanno che necessariamente portano alla rinuncia di qualcos'altro, mi interessano sempre moltissimo e quindi spero di ritrovarlo all'interno di questo libro. Il terzo libro, ve lo dico, sono sincera, è un libro che ho acquistato per curiosità e per l'influenza che ha avuto su di me Instagram, perché l'ho visto talmente tanto, ne ho sentito parlare così tanto, che l'ho voluto acquistare per farmi un'opinione mia personale. E il libro in questione è L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio. Ora, non mi starò a dilungare su questo testo perché è veramente molto molto conosciuto. E quindi sì, come vi ho già detto, l'ho acquistato proprio per curiosità, per sapere anch'io di cosa parla veramente, per farmene un'esperienza mia. L'ultimo libro che ho acquistato con gli sconti Einaudi è I Buddenbrook di Thomas Mann. Perché acquistare un mattone del genere? Per una mia sfida personale, perché quando ero alle superiori mi hanno fatto leggere per forza Morte a Venezia, io l'ho odiato con tutta me stessa e mi è rimasto un po' il pallino di questo autore, nel senso che voglio capire se è un autore che proprio non fa per me o se è stato il testo e magari il fatto di leggere qualcosa non scelto da me ma imposto. Questa è anche una saga familiare, a me piacciono moltissimo le saghe familiari, non le saghe, le storie familiari, scusate. Questa è una storia familiare, a me piacciono tantissimo le storie familiari, quindi ho pensato di dare una seconda opportunità all'autore
grazie a questo testo, quindi è un po' una sfida con me stessa. L'ultimo libro, come vi dicevo, non è un Einaudi, l'ho comprato su Libraccio, ed è Eureka Street di McLean Wilson. Allora, questo è un testo che ho acquistato perché l'ho trovato consigliato in uno dei podcast che ascolto più volentieri, che è Copertina, che trovate su Storie Libere FM. E veniva intervistata la libraia che possiede, che gestisce questa libreria di Milano che si chiama Scatola Lilla, e consigliava fra i tanti libri anche questo. E quindi ho deciso di provare, di fare mio questo consiglio e vedere come va. Un testo che non conoscevo, non conosco neanche l'autore, quindi ho proprio deciso di fare come si fa quando uno va in una libreria e si fida del libraio e si lascia consigliare. Quindi questo acquisto è frutto di questa mia scelta, questa volontà di farmi consigliare anche se a distanza, diciamo. Per cui ecco qui ancora una volta tutti insieme i miei ultimi acquisti. Aspetto i vostri commenti per sapere cosa ne pensate. Vi aspetto qui per il prossimo video e vi auguro buona lettura. Ciao!